Il referendum, purtroppo, e lo dico con rammarico, in Italia su trattati e su materie economiche non si possono fare. Noi abbiamo presentato infatti degli emendamenti a proprio alla riforma costituzionale che è in discussione nei due rami del Parlamento, adesso andrà al Senato, chiedendo che i cittadini italiani, in un principio di assoluta democrazia, possano scegliere e possano votare. Purtroppo la maggioranza ha bocciato sempre i nostri emendamenti dicendo il popolo italiano non può esprimere la propria opinione su materie di trattati internazionali ed economici. È esattamente quello che sta dicendo Brunetta. Dice: quindi, siamo in un momento di fase di revisione costituzionale, perché non andare a toccare anche questo principio? Senatore, riguarda anche lei questa domanda, io potrei consigliare, che adesso al Senato si rimette di nuovo tutto in discussione, no? No, io potrei consigliare magari alle forze che adesso escono dicendo quanto bello sia il referendum, noi l'abbiamo presentato due volte in due letture, sia alla Camera che al Senato, questi emendamenti, bastava votarli, non serviva fare grandi dichiarazioni d'effetto sui mezzi di informazione, bastava votarli e permettere finalmente ai cittadini di potersi esprimere. Posso chiedere una cosa? Lei ovviamente ha presente che quando nella Carta Costituzionale è stato inserito, diciamo, questo divieto di esprimersi su referendum economici, lo si è fatto per un timore forse neanche troppo, no, campato per aria, ha delle fondamenta. Lei crede che le abbiamo superate queste difficoltà, che siamo in grado ormai, perché abbastanza informati, adulti e vaccinati, di scegliere, che non ci siano più questi rischi che paventavano i padri costituenti? Cioè, perché pensa che si possa ora? Secondo me questo diniego della possibilità di esprimersi per i cittadini parte dalla concezione che la gente non possa scegliere, non sia in grado di scegliere, che ci sia una razza superiore che si chiama politica o burocrati dello Stato che deve decidere per gli altri. E le faccio un esempio molto concreto: in Svizzera possono fare. Anche se si tratta di un solo argomento, cioè non ci sono. Trattati internazionali. Sì, trattati internazionali. In Svizzera. Perché magari si pensa che c'è un eccesso di complessità. In Svizzera votano anche su materie di carattere economico, addirittura ci sono stati dei referendum che non sono passati per l'abbassamento di tasse. Perché gli svizzeri hanno ritenuto che servono tasse più alte per dare determinati servizi. Quindi non è che tutto il popolo sia tutto un ammasso di pecore sceme e chi invece governa un ammasso di responsabili che sanno come gestire la cosa pubblica. È ovvio che bisogna cercare di spiegare una decisione nel miglior modo possibile, però è giusto che la gente possa scegliere. Io penso che sia solo Renzi ormai che creda che è l'uomo solo al comando, superiore alla razza umana e che può fare cose incredibili. Penso invece in un principio di democrazia bisogna andare a consultare, soprattutto su scelte che condizionano quotidianamente la vita dei cittadini, perché non è che stiamo parlando della singola tassina, stiamo parlando del futuro del nostro paese, del futuro dei nostri cittadini. E noi su quello penso che sia, dopo, indipendentemente dalle posizioni che si possono esprimere, togliere la parola al popolo per me è un atto di compressione della democrazia gravissimo.